Innanzitutto grazie dell'invito, no? Non è un grazie formale, perché parlare di cose che, cioè essere chiamati a parlare di cose che ci interessano e di cui ci piace parlare, no, è un regalo in realtà, quindi grazie mille, no? Io non dirò tantissime cose perché penso che si debba riprendere un'abitudine che si va perdendo, che è quella di discutere, e credo che la cosa più importante per chi ama la conoscenza, chi ama il sapere, chi ama utilizzare il proprio cervello, che poi è la stessa cosa, ho detto in tre modi la stessa cosa, no? Sia legato al pensarci su e soprattutto al pensarci su insieme. Perché questo è un modo per veramente arricchirsi e confrontarsi e, diciamo, alla fine aver capito qualcosa di più di quanto si è entrati. No? Il merito, se questo succederà, io ne sarò contento, il merito non sarà mio, ma sarà del fatto che avremo discusso insieme. Darwinismo e etica. Allora, come voi sapete, la storia del pensiero evoluzionista e dell'ipotesi evoluzionista è una storia relativamente recente. Darwin la espone per la prima volta compiutamente nel 1859, quindi poco più di un secolo e mezzo fa. Nel corso di questi anni non soltanto la teoria evoluzionista si è confermata, con molti aggiustamenti naturalmente recati da possibilità conoscitive più sviluppate di quanto Darwin non avesse, in fondo Darwin non aveva nessun strumento scientifico, tranne quello dell'osservazione, guardava le cose e ci pensava su, cosa magnifica, perché la scienza può guardare le cose, se si può in modo ancora più raffinato, nei propri occhi, e poi pensarci su. Spesso succede il contrario, prima si pensa, ci si immagina qualcosa e poi si va a vedere se è vero, no? E in genere a quel punto, se la realtà non corrisponde al nostro immaginario, la colpa è della realtà, no, ovviamente. Beh, è quello che, lo dico con serenità, nel senso che non c'è nessun atteggiamento astioso, no? Però è quello che è avvenuto nel corso dei secoli, in particolare per mezzo del pensiero religioso. Il pensiero religioso si è immaginato, ad esempio, una cosmogonia, e poi quando qualcuno ha contestato la cosmogonia dicendo che non corrispondeva alla realtà, ha avuto anche i suoi guai, come noi sappiamo, no? Da Giordano Bruno in avanti, a Galileo e compagnia. Ora, detto questo non era l'atteggiamento di Darwin in realtà, pur essendo di formazione teologica, lui ha studiato da pastore anglicano, quindi era una formazione fondamentalmente teologica, però aveva conservato gli occhi in testa e quindi si era potuto permettere di guardare le cose. Resta il fatto che l'origine della specie propone una dottrina, no? Che ha trovato soltanto conferma. E ha trovato conferme, oltre a questi rimodellamenti che ho detto, soprattutto attraverso i metodi più sofisticati che le tecnologie moderne consentono e che gli avanzamenti della scienza consentono, dalla biologia molecolare, per esempio, ad altre diavolerie che io esattamente cosa siano non lo so, no? Però tutti dicono così, ci credo. No, e ci credo soprattutto perché non esiste oggi un biologo che non ritenga che la dottrina darwiniana sia la più capace di spiegare la realtà biologica. No? Ora, questo però che cosa comporta? Comporta una conseguenza molto rilevante, quella per cui
le conseguenze che venivano tratte da una dottrina fondamentalmente di carattere religioso rispetto alla vita, rispetto alla biologia, quindi di carattere creazionistico, no? Voi sapete che ancora c'è un buon numero di sette americane che sono convinte che il Genesi sia una fedele verbale di ciò che è accaduto nella prima settimana della creazione, cioè che è andata proprio così, no? Dottrina oggi, evidentemente, sostenibile, che non sostiene nessuno, neanche la religione lo sostiene più, no? Neanche il magistero ecclesiastico, che ci vede viceversa una sorta di narrazione mitica di un percorso appunto evoluzionistico, no? Per cui le due cose finiscono per poter stare insieme. Quello che però rimane, no, è che l'uomo, in quanto entità biologica, è stato rimesso al suo posto. Nelle dottrine precedenti, cioè un po' quello che era avvenuto con la rivoluzione darwiniana, copernicana, no? Ci si immaginava la Terra al centro dell'universo e tutto l'universo che gira intorno alla Terra, il che suggerisce l'idea che l'universo sia stato creato per la Terra, e la Terra, essendo stata creata per gli esseri nati e fatti a somiglianza del Signore, evidentemente la specie umana era il centro dell'universo. Era una conseguenzialità abbastanza ovvia. E così come però Copernico piglia la Terra e la mette in un punto che non si sa bene quale sia, e comunque riconosce che è un frammento all'interno dell'universo, e oggi si propone l'idea che vi siano molti universi paralleli, no? Cose che non sono in grado di valutare, non so quanto, però sono avanzate da fisici di primaria importanza, e quindi qualche ragionevolezza, qualche credibilità in qualche modo, almeno in parte, ce l'avranno, no? O comunque sono ipotesi che meritano di essere verificate, di essere controllate. Allora, a questo punto però la Terra è effettivamente un sasso, no? Piccolissimo, che va non si sa da che parte, e certamente non è centrale un bel nulla. Ecco, così come è avvenuto per la Terra, è avvenuto per la specie umana. La specie umana è il frutto evolutivo di altre specie, è il risultato evolutivo, oggi come oggi, degli ominidi, che sono il risultato evolutivo di altre specie ancora, no? Degli ominidi si è salvato oggi come oggi soltanto, tranne i pigmei, soltanto l'Homo sapiens, perché le altre specie umane si sono estinte. Questo è normale nelle specie, si estinguono quando succedono, per varie ragioni, non sempre evidenti, no? Ma si sono scomparse lo stesso. Il che significa anche che noi, sulla base di questa circostanza, non essendo più il centro di nulla, neanche come specie, dobbiamo modificare la nostra visione del mondo. E dobbiamo innanzitutto modificare l'orientamento antropocentrico, quello che immagina che la specie umana sia al centro dell'universo e che soprattutto l'universo sia stato creato, inventato, sia venuto in essere, così non discutiamo com'è andata, che non lo sappiamo con sicurezza, no? Finalizzato alla specie umana, la quale quindi legittimamente si poteva sentire signora dell'universo e signora delle altre specie viventi. Tutto questo non regge, non ha nessuna giustificazione scientifica. Ci può piacere, non possiamo essere contenti di essere al centro dell'universo, e tendenzialmente in qualche misura lo siamo, perché noi non possiamo non guardare al mondo se non partendo da noi stessi. E quindi, allora, il discorso è che noi vediamo il mondo in modo antropocentrico, è normale, che però da questo deduciamo che la realtà è costruita, finalizzata alla nostra specie, questo non ha senso.
quindi la prospettiva si capisce, ma le conclusioni che se ne possono trarre sono insensate, certamente false. E a questo punto questa, diciamo, l'antropocentrismo è smontato nel suo fondamento scientifico, non ha significato o prova scientifica. Inoltre, attraverso questo meccanismo, si è largamente smontata il fondamento delle filosofie di carattere dualistico, quelle cioè che contrappongono il creatore al creato, che contrappongono la natura al naturato, quelli che contrappongono Dio agli uomini, quello che contrappongo anima e corpo, e via raccontando, tutta una fila. La cosa sconcertante è che nel processo dualistico, no, la parte che viene privilegiata della diade, no, è la parte che non si vede, quella di cui non c'è prova. Perché noi abbiamo la prova che il corpo esiste, nessuno ne dubita. Ma che l'anima esista, può darsi di sì e può darsi di no. Non abbiamo prove di questa esistenza. Così al tempo stesso, e anche questo intendiamoci, ognuno la vede come vuole, non è un attacco all'orientamento religioso, è semplicemente la constatazione di come è andata la storia del pensiero umano, almeno del pensiero occidentale, che è tipicamente dualistico, no? Noi sappiamo che il creato esiste, che l'abbiamo sotto gli occhi, ma che Dio esista è un problema. La dimostrazione non ce l'abbiamo. Quindi possiamo credere, molti legittimamente credono, no? E secondo me fanno bene a credere, perché è una ipotesi tanto ragionevole quanto il suo contrario, no? Però non c'è la prova. E non a caso la religione stessa ci dice che tutto questo noi lo dobbiamo credere, non dimostrare. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di fede e non uno sforzo scientifico. Perché con la scienza non arriveremo mai a dimostrare qualcosa di indimostrabile. Questo però che cosa ci porta a dire? Che anche il concetto di bene e di male, che sono alla base del discorso morale, quindi del discorso etico, no? Sono due elementi non dimostrati, perché il bene e il male sono opinioni e non esistono in natura, sono qualificazioni della nostra mente. In genere c'è una larga convergenza di vedute su ciò che è bene e su ciò che è male. Noi possiamo benissimo immaginare che fare danneggiare il nostro prossimo senza una buona ragione sia male. E siamo grosso modo tutti d'accordo, perché per fare il male del nostro prossimo abbiamo bisogno di una motivazione, e a questo punto non è neanche male, è un comportamento eticamente corretto. Nella banalità, il chirurgo che taglia una gamba non fa bene in assoluto, fa bene in relativo, perché compie un gesto giustificato e sufficientemente giustificato dalla sua finalità. Qui poi sarebbe giustificato in genere anche dal fatto che il soggetto implicato è d'accordo, e quindi alla fine non c'è contestazione, no? Perché se non fosse d'accordo si aprirebbe un'altra prospettiva, ma non si aprirebbe la prospettiva morale dell'azione in sé, perché l'atteggiamento del chirurgo è comunque volto a un risultato positivo. Noi facciamo come ragionamento morale quello che prima della volontà di far del bene a qualcuno ci deve essere anche il permesso di questo qualcuno. E quindi privilegiamo la libertà del malato, in questo caso, rispetto all'azione benefica del chirurgo. Ma l'azione resta benefica, il chirurgo non vuol far del male, no? Lo farebbe nel caso in cui vada contro la volontà del paziente. Allora,
allora anche noi a questo punto possiamo dire e riconoscere la relatività del concetto di bene e di male. In realtà noi sappiamo, perché la storia ce l'insegna, la storia delle idee ce l'insegna, che ciò che è valutato positivamente in un certo periodo o in un certo luogo, quindi all'interno di una certa compagine sociale, di un certo contesto culturale, può essere considerato pessimo in un altro contesto. Quindi il concetto di virtù e di non virtù prescinde da una verità assoluta, è una convenzione. Noi ci mettiamo d'accordo per dire che questo va bene o che questo non va bene. Che vuol dire? Poniamo il caso della schiavitù. Noi oggi pensiamo che la schiavitù, che purtroppo esiste ampiamente al mondo, tuttavia sia cosa cattiva. Chi riduce in schiavitù il prossimo è un soggetto moralmente squalificato. Ma il nostro Aristotele ci aveva spiegato che la schiavitù è cosa perfettamente legittima, perfettamente morale, e che rientra nell'ordinamento gerarchico della natura e della realtà, vuoi naturale, vuoi sociale, perché ognuno, ogni categoria è creata al servizio di qualcun'altra, e così come, i bovini sono al servizio dei carnivori, nella scala naturale, così, diceva il nostro Aristotele, le donne sono al servizio degli uomini. Passato del tempo, per fortuna, e questa dottrina non viene molto più riconosciuta, no? E che gli schiavi sono al servizio dei liberi. E che c'è una logica in tutto questo. Cioè non c'è un problema etico. Noi oggi diciamo che queste idee, che potevano andare bene e che erano condivise, nella Grecia classica, a noi oggi fanno vagamente ribrezzo, no? Beh, ma come mai? Se la verità morale fosse un'unica verità morale e non si trattasse invece di una convenzione, sarebbe impossibile che questo avvenga. E questo è un grosso problema delle morali religiose. Non perché dicano le cose sbagliate in sé, ma perché non possono evolvere. Perché assumono che la verità morale che hanno asserito in un certo momento non possa modificarsi, perché attribuiscono il fondamento di questa verità morale a un'entità superiore, esterna alla vita umana e superiore alla vita umana, che legittima queste scelte. E poi come si fa a cambiare? È facile, perché bisognerebbe pensare che il buon Dio, nel momento in cui legittima una certa morale, non abbia guardato più in là del proprio naso, il che francamente non sta in piedi, non è proponibile. La cosa si risolve nel senso che in realtà i magisteri ecclesiastici delle più varie chiese, no, hanno semplicemente interpretato e legittimato attraverso l'affermazione della verità assoluta il sentimento morale di quell'epoca. E nulla più. No? Quindi, in realtà, niente vieterebbe che oggi, cambiati, legittimino sulla base di quel medesimo paradigma, no? Le convenzioni morali di oggi. Però, naturalmente, questo non è facile. Perché? Perché bisogna andare a raccontare che fino a ieri dicevamo bianco e oggi diciamo nero. No? E qualcuno potrebbe dire, ma se non lo sapevate neanche voi, cosa ci venite a insegnare? No? E diventa difficile. Però resta che la storia è fatta di mutamenti ed evoluzioni della morale, che per essere la nostra specie una specie come tutte le altre non può neanche richiamarsi a principi legati alla propria superiorità. Per la buona ragione questa superiorità non c'è, non ha fondamento. Allora, da un lato, da tutto questo scaturiscono almeno due conseguenze importanti. Da un lato, conseguenza che a me sta particolarmente a cuore,
la legittimità del riconoscimento della personalità animale, perché non si è capito perché un animale valga più di un altro. In fondo noi non diremmo, non possiamo avere simpatia per un animale piuttosto che per un altro, e qualcuno tiene il cane e qualcuno tiene il gatto, no? Qualcuno ha empatia nei confronti del cane, qualcuno ha empatia nei confronti del gatto e qualcuno anche dei pitoni, non so come si faccia, ma qualcuno sostiene questa dottrina. È difficile essere empatici con i pitoni però, perché loro non collaborano, questo è chiaro. Mentre il gatto e il cane sì, loro collaborano, qualche cosa vorrei dire. No, ma detto questo, che è una facezia, no, resta il fatto che nessuno di noi si arrogherebbe il diritto di dire che un cane vale più di un gatto, cioè ha un valore intrinseco superiore al gatto, o viceversa. Perché saremmo i primi a dire che è un'affermazione insostenibile, che chiamate a dire perché, nessuno di noi lo saprebbe dire se non mi va bene così, che non è un grande argomento scientifico né filosofico, no? Prima conseguenza, da questo discende tutta una serie infinita di conseguenze rispetto a scelte etiche su come dobbiamo comportarci nei confronti degli animali. Dall'altra parte ne esce il relativismo. Il relativismo morale. Intendiamoci, il relativismo è una parola che gode di cattiva stampa, oggi come oggi. E non si è capito perché, o meglio, si è capito perché il relativismo è presentato come qualche cosa di, come se fosse indifferenza morale, come se fosse una scelta etica piuttosto che un'altra, per me è lo stesso. Non è affatto così. Tutti noi abbiamo dei forti convincimenti morali, saremmo, se chiamati a decidere di un caso, sapremmo benissimo dire che cosa secondo noi è bene e che cosa secondo noi è male, però sappiamo anche che è la nostra opinione. Questo non vuol dire che noi ne siamo convinti, ma in un certo senso siamo costretti a riconoscere che gli altri possono aver seguito un altro percorso e quindi possono sostenere un'opinione diversa dalla nostra. Perché? Perché siamo arrivati a costruire e a convincerci delle nostre idee morali attraverso un percorso conoscitivo, un percorso di costruzione interiore, un percorso di ragionamento, un percorso di scelta. Ma come facciamo a dire che lei non... Io ho fatto questo percorso e lei anche... E non è detto che la pensiamo uguale, anzi probabilmente su tante cose la penseremo diversamente, no? Ma io non posso dire che lei ha torto e io ho ragione, questo è il punto, perché non lo so. Posso dire che sono saldo nei miei convincimenti, quindi non è indifferenza morale, ma al contrario, una scelta morale particolarmente sofferta e convinta, che non è una scelta morale che ci viene insegnata da bambini e che ce la portiamo avanti tutta la vita in modo acritico. No, è una scelta morale che dobbiamo costruirci giorno per giorno, valutando caso per caso, situazione per situazione, cioè utilizzando la nostra ragione per essere coerenti. Perché l'unico fondamento della morale è la coerenza. Se io parto da un certo presupposto e dico è bene questo, tutto ciò che è contenuto e che posso far discendere da quella proposizione mi deve piacere, lo devo condividere, perché non posso scegliere nelle conseguenze necessarie di un'affermazione quello che mi piace e quello che non mi piace, perché questo non è coerente. E allora i casi sono solo due: o accetto tutto quello che ne discende, o se c'è qualche cosa che assolutamente non mi convince vuol dire che il presupposto era sbagliato, che sono partito da un punto sbagliato, e quindi devo rivedere il punto di partenza, che mi porta a delle conseguenze inaccettabili, no? Tutto questo deducendo in modo razionale però, e non, quindi diciamo, il punto di partenza dell'etica è un punto di partenza indimostrabile,
e fondamentalmente sentimentale. È un sentimento. Sentiamo che quella scelta è buona, perché ci piace, perché ci convince, perché la sentiamo nostra intimamente. Poi però ci deve piacere appunto tutto il seguito, e se no dobbiamo riconsiderare la faccenda, perché c'è qualcosa che non quadra. Questo è un discorso, ad esempio, importante nel campo bioetico. C'è taluno, pensiamo al problema dell'eutanasia. In fondo il problema dell'eutanasia si, stringendo il concetto, no, poi ci sono tanti aspetti, ma fondamentalmente si lega all'idea se la vita umana sia disponibile, è inteso da soggetto, da noi stessi, no, quella degli altri è indisponibile, questo si intende, no? Oppure se anche la nostra vita non sia da noi disponibile. Questi sono i due pandani, no? Allora, c'è chi dice che la vita umana è disponibile, quindi sembra ne fa discendere la possibilità di chiedere di morire o di provocare la propria morte, di anticipare la propria fine, che è un problema molto delicato naturalmente, che poi ha delle implicazioni di carattere sociale, di carattere culturale, di carattere molto complesse, che se volete poi ne parliamo, no? Però diciamo è l'affermazione di una libertà dell'individuo su se stesso, in tutti i suoi aspetti, in tanto in quanto la sua scelta non vada a ledere interessi altrui naturalmente. Se si dice, e quindi lì la faccenda è coerente, no? Non c'è problema. Se si dice la vita umana è sacra e neanche il soggetto in questione può disporne, ci sono delle conseguenze difficili. Ad esempio, non solo nel campo dell'eutanasia, dove situazioni insostenibili vengono, come dire, respinte, non vengono prese in seria considerazione in nome della sacralità della vita, ma anche delle conseguenze vagamente assurde. Mi chiedo, molti dei sostenitori della sacralità della vita non rifuggono dalla pena di morte. Le due cose non stanno insieme. Peggio, tutti noi saremmo d'accordo nel dire, non come si vuol far dire la legge attuale nel campo della legittima difesa, che la legittima difesa è legittima, anche moralmente legittima. Perché nel momento in cui taluno minaccia con credibilità e serietà la mia vita, io ho diritto di difendere la mia vita, no? E quindi eventualmente di ucciderlo. Questo non è ammissibile se qualcuno sostiene la tesi della sacralità della vita, perché io potrò soltanto dire che chi aggredisce la mia vita è in colpa e non dovrebbe farlo, ma io non posso aggredire la sua. Perché non posso attentare alla sacralità della vita. E se lui sbaglia attentando la mia, questo non mi autorizza a sbagliare a mia volta. Mentre la legittima difesa funziona assai bene se si ammette la disponibilità della vita, perché chi si sta difendendo dall'aggressione non sta disponendo della vita altrui. È l'aggressore che sta disponendo della sua. Cioè sta mettendo, per qualche sua ragione, a repentaglio la sua vita. Cioè ne sta disponendo. La conseguenza è che gli può andare bene e gli può andare male, no? Ma, come dire, il meccanismo è partito da lui e lui in fondo ha il diritto di rischiare la sua vita, perché no? Ma siccome non ha diritto di rischiare la mia, io giustamente l'ammazzo prima se ce la faccio, detta in modo un po' brutale. Viceversa, conteniamoci, il principio della sacralità della vita è, non è un principio da disprezzare, ma anche lì bisogna avere coerenza. In fondo qualcuno che ha insegnato in questo tipo di orientamento insegnava a porgere l'altra guancia, come dire, a non difendersi, traducendo esattamente questo concetto, ed è naturalmente un insegnamento altissimo, altissimo, no? Però bisogna essere coerenti. Allora, se uno ammette
la legittima difesa, devi dire che la vita è disponibile, appunto, perché sennò la faccenda non sta in piedi. Questo solo per fare un esempio, per rendere, diciamo, la necessità della coerenza, perché altrimenti noi ci troviamo a sostenere come morale una tesi e anche il suo contrario. E questo non sta. Non è possibile, non è ragionevolmente possibile. Allora, il buono di un'etica che procede dal riconoscimento di una non sacralità della specie umana, non della vita umana, ma della specie come tale, no? È un'etica che che ci consente anche di adattare più rapidamente le nostre concezioni morali ai mutamenti delle conoscenze, ai mutamenti della realtà. Resto in tema eutanasia. Guardate che nella gran parte dei casi, fino a pochi anni fa, il problema non si poneva mica, perché le capacità, le tecniche biomediche non consentivano di prolungare la vita al di là non tot. I soggetti in breve tempo morivano per conto loro, no? E quindi non c'era tutto questo problema. Oggi le biotecnologie, no, consentono di prolungare la vita in tempo indefinito. In che condizioni? Non lo so, cioè, la domanda è, caso Englaro, tanto per citarne uno. La signorina Englaro, fino a 50 anni fa, 40 anni fa, sarebbe morta in 3 giorni, non si sarebbe saputo come idratarla, come alimentarla, e quindi moriva. Quello che è successo quando si è cessato di idratarla e di alimentarla, in pochi giorni è morta. Ma così sarebbe successo naturalmente. Poi arriva la medicina, che intendiamoci, ben venga, perché ci ha offerto un'infinità di strumenti utilissimi, no, di cui tutti noi siamo molto grati, che però può avere delle conseguenze perverse. Da un lato, in rianimazione mi possono rianimare e rimettermi in piedi e prolungare la mia vita, dall'altro lato in rianimazione possono sbagliare qualcosa o intervenire su una situazione non ben valutata e vanno in stato vegetativo permanente, dove posso restare 80 anni. Anche perché rischio meno problemi, perché sono come sotto una campana di vetro. Cioè è molto difficile che una persona in stato vegetativo permanente finisca sotto il tram. Estremamente improbabile, no? Mentre noi che andiamo in giro, vabbè, può anche capitarci, perché le circostanze della vita sono tante. Non è che lo desideriamo, ma può capitare. È improbabile che una tegola in un giorno di vento voli e arrivi sulla testa della signorina Englaro. Anzi, è escluso. Quindi, in quel modo, di fronte a una sopravvivenza di una non vita, però la possibilità di prolungare una vita biologica a tempo indeterminato. Questo pone problemi etici nuovi, che non possono essere risolti con i criteri elaborati quando era ragionevole provare di tutto. Pensate al cosiddetto accanimento terapeutico, cioè all'uso di mezzi sproporzionati o inutili, no? Che oggi viene normalmente rifiutato dai medici per primi, perché lo sanno anche loro che non serve a niente, che non produce un buon effetto, cioè non migliora né la qualità della vita, né guarisce niente, né ottiene nessun risultato. Ma l'accanimento terapeutico è il frutto di una situazione culturale nella quale era giusto che la medicina le provasse tutte, tanto 99 su 100 moriva. E quindi tanto valeva provarci. Non era accanimento, era un tentativo. Oggi, in cui la medicina invece i risultati li ottiene, diventa un accanimento se non serve, no? Se non ha una giustificazione, una finalità. Che intendiamoci, può essere la più varia, poi i casi
che adesso sono così un po' rozzo e tranchant, no? E quindi descrivo situazioni tipo, poi in concreto, che cos'è davvero futile? In genere penseremmo che prolungare la vita di una persona che sta morendo di 6 ore, magari aumentando le sue sofferenze fisiche, sia futile, inappropriato, da evitare. Ma è il paziente che ci dice: fatemi vivere ancora 6 ore perché mio figlio, che lavora in America, è in volo per rivedermi e io lo voglio rivedere prima di morire. Questo non è futile. Questo ha un senso assoluto, quelle 6 ore sono piene di significato, tutt'altro che futile, perché c'è una buona ragione. Se è solo per vivere di più 6 ore malamente, capite bene che non si riesce a capire perché. No? Allora, ad esempio, il discorso sulla sacralità della vita, ossia che si traduce in questo campo come il mantenimento della vita biologica costi quello che costi, eticamente comincia a sgretolarsi, perde di senso. E allora comincia viceversa a svilupparsi l'idea della qualità della vita. La vita ha senso se ha una qualità sufficiente ad essere agli occhi di chi la vive, non agli occhi degli altri che non hanno voce in capitolo, degna di essere vissuta, vale la pena di vivere, no? Ma nel momento in cui l'interessato stesso dice no, la mia condizione di vita è tale per cui io non me la sento di viverla, non la voglio vivere, la giudico indesiderabile, il problema evidentemente cambia. Allora problemi che non si erano mai posti si vanno ponendo e tutti i progressi delle scienze, poi dal punto di vista conoscitivo, poi pensate alla genetica, no? Non se ne sapeva niente. Oggi la genetica non solo se ne sa tanto, ma può consentire tutta una serie di interventi sulla vita umana di grande rilievo. Si possono fare, non si possono fare? Il problema ce lo poniamo oggi, perché fino a ieri non si poteva fare, non faceva nessuno, sembra neanche che si potessero fare, era pura fantascienza, e quindi pura fantascienza. No, sulla fantascienza il discorso etico è molto forte perché diventa la fantascienza l'occasione per ragionare in modo fittizio. Se succedesse una cosa di questo genere, se il mondo, se arrivassero i marziani, noi come li pigliamo? Come dovremmo reagire? Eccetera, eccetera, no? Voi capite come il trasformarsi delle possibilità che rende possibile la scelta, trasformi la problematica etica, che poi non c'è etica senza possibilità di scelta, ci deve essere un bene e un male e soprattutto ci deve essere la possibilità di scegliere. Uccidere il prossimo non va bene, ma se qualcuno mi lega, mi metto una pistola in mano e poi fa un gesto tale per cui io premo il grilletto e uccido qualcuno davanti a me. Io non ho fatto nessuna scelta. Quindi dal punto di vista etico sono al di fuori del discorso. Il discorso riguarda solo lui, che mi ha messo nella condizione, cioè perché è lui che ha ucciso. Perché a quel punto sarebbe come dire che la colpa di un'uccisione della pistola e non di chi la impugna, no? E di chi preme il grilletto, cosa che non sta in piedi, evidentemente. Ecco, allora naturalmente il fatto che proprio dalla rivoluzione darwiniana sia scaturita, di fatto proceda tutta questa rivoluzione medica, biomedica, biologica, genetica e quanto e tutto quello ci volete mettere, ecco che Darwin non è qualcuno che di etica non si è mai occupato, sembra di bene, non era far suo, non gli interessava, no? In etica come in altri problemi si dichiarava agnostico, non si può sapere, non si può capire, non mi interessa, no?
cosa che può lasciare anche perplessi. Comunque questo è il suo orientamento, perfettamente legittimo, no? Ma la sua dottrina ha sconvolto l'etica tradizionale, perché ha consentito tali e tante modificazioni, prima inimmaginabili, con le quali noi ci troviamo a discutere. Fecondazione assistita. Vediamo se piacerà mica. Primo esempio, il primo caso di fecondazione assistita risale a meno di 40 anni fa. Ed è stato qualcosa di sconvolgente, perché ha posto il problema. Ma al di là del fatto che è una tecnica possibile, è una tecnica lecita, è corretto immaginare che si possa aver individuato un altro modo di propagare la specie umana. Non più quello a cui eravamo abituati da quel dì, no? Molto più divertente per la verità, ma comunque anche molto così, più rozzo, diciamo pure, no? Allora, e questi sono problemi. La colpa, tra virgolette, è di Darwin. Gavroche avrebbe detto se la fotta a Darwin, no? Così avrebbe detto. E avrebbe avuto ragione, perché così come tutti i disordini della rivoluzione e delle rivoluzioni successive erano colpa di Rousseau e di Voltaire, ed è vero, era proprio colpa loro, così anche noi dobbiamo fare i conti con le colpe di Darwin in questo stesso senso, cioè con i meriti di Darwin, naturalmente. Allora, dovremmo prendere consapevolezza della mutevolezza dei paradigmi etici, perché mutevoli sono le situazioni sulle quali dobbiamo riflettere e assumere decisioni. E non potremmo portarne infinite, semplicemente infinite, con tutto il dibattito che voi sapete esistere, tenendosi presente un elemento che non va mai trascurato. Gli addetti ai lavori, chi si occupa di queste cose, è in genere informato non soltanto della discussione etica, ma anche dell'oggetto della discussione. Si sa di che cosa si tratta. Ma l'informazione, mediamente, non è così accurata. E non è così accurato soltanto perché il pubblico non è in grado di capire. E questo è falso. Qualsiasi cosa spiegata in modo appropriato può essere compresa da chiunque. Però è vero che se uno non si fa una formazione sua, cioè non si preoccupa di capire, non viene portato a capire. Per via di una serie di fuorviamenti, no, di varia natura. Cioè, diciamo, dei polveroni mediatici. È notizia di tutti che ogni volta in cui, che so, la TV, piuttosto che i giornali, la stampa, parlano di un caso, di un problema di fine vita, magari nel contesto non c'è scritto, ma nel titolo c'è la parola eutanasia, che 99 su 100 non c'entra assolutamente niente. Il caso Englaro è stato spacciato come un caso di eutanasia. No. Il caso Welby, vi ricordate? È stato spacciato come un caso di eutanasia. No, non c'entra niente. L'eutanasia è un'altra cosa. Però siccome la parola eutanasia da un lato sollecita curiosità, dall'altro sollecita anche tensione morale, se lo metto nel titolo, il successo è assicurato. Lo stesso, i problemi di riproduzione, sapete che c'è la parola clonazione. La clonazione è una cosa molto, molto più complessa di quello che
ben spacciata ed è un meccanismo specifico di riproduzione, molto specifico. E non si dice mai se è una clonazione terapeutica o una clonazione procreativa, che sono due cose totalmente diverse. Ed è difficile dire che coltivare in vitro tessuti umani, magari di quell'umano specifico, che ha bisogno di cellule di un certo tipo e così via, sia qualcosa di negativo. Quindi la clonazione, cioè la riproduzione, cioè ad esempio la prospettiva, nel tempo dovremmo riuscire a riprodurre organi umani a fini di trapianto provenienti dallo stesso soggetto trapiantato, da trapiantare, eliminando il problema del rigetto. Mica una cosa da niente. Questo è negativo? Credo di no. Eticamente censurabile? Credo di no. In fondo è una tecnica medica come un'altra. Cioè non si capisce perché una trasfusione di sangue, che è una trasfusione di tessuti, no? Debba essere qualcosa di diverso da una trasmissione di tessuti se il tessuto è un altro. Sulla trasfusione di sangue, tra i testimoni di Geova, nessuno dice niente. No? Allora lo fanno perché hanno le loro ragioni lecite, ragionevoli, dal loro punto di vista nessuno contesta delle scelte che noi non, magari non condividiamo. Però ognuno ha diritto anche di mettere a repentaglio la sua propria vita in nome di suoi principi religiosi che vanno rispettati, punto. Si pone qualche problema di fantascienza quando l'organo è il cervello, no? Perché gli piace lavorarci su. E infatti la legge sui trapianti dice una cosa inutile. Dice che non si possono trapiantare i cervelli. Che è un discorso... fantascienza. No, non solo fantascienza, è un discorso che non sta in piedi. Perché... notoriamente gli organi da prelevare per il trapianto sono organi prelevati a soggetti in morte cerebrale, il cui cervello non c'è più, c'è il resto che funziona, no? Quindi cosa trapianto? Una cosa che ormai è guastata e non può non essere guastata, se no non potrei fare il prelievo, perché non sarebbe in morte cerebrale, ma in un'altra condizione che non consente il prelievo. Diverso, naturalmente, è la problematica della clonazione riproduttiva, che nessuno persegue più, per pare proprio che non funzioni. Allo stato delle conoscenze non funziona, quindi nessuno osa, soprattutto la clonazione riproduttiva umana. Qualcuno ha detto di averlo fatto, ma era un bufalo, non aveva niente. No? Perché? Perché lì effettivamente la problematica è più ricca, non è solo una problematica medica, è anche una problematica filosofica, una problematica esistenziale. Cioè il soggetto che si riproduce identico a un altro, viene riprodotto identico geneticamente a un altro, appunto clonato. C'è discussione, ma è lo stesso, non è lo stesso, secondo me è una discussione fasulla. Che il problema dell'identità dimentica che al di là dell'aspetto genetico noi siamo fatti anche di aspetti fenotipici, cioè siamo fatti dalla nostra storia, dalla nostra cultura, dalle nostre esperienze, dalla vita che abbiamo avuto o che avremo, che è unica e ripetibile. Quindi abbiamo superato la diversità, almeno abbiamo ipotizzato di poter superare la diversità genetica che è propria di tutti gli esseri, di tutti gli individui. Non esistono due esseri al mondo geneticamente identici, perché la riproduzione sessuata ricombina i geni dei due genitori con qualche piccola variazione, modestissima. No? Cioè sono geneticamente identici solo i gemelli monovolari, che è un caso che si dà in natura perché va bene. Pone problemi non di carattere etico, visto che non è ricercato o voluto, arrivano così e poi bisogna vedere cosa fare. Ci sono dei problemi, non è che non ci siano, ma sono problemi di natura etica, di natura filosofica, di natura sociale.
E vabbè. Quello che, a mio modo di vedere, così lo dico in modo incidentale, che la clonazione riproduttiva è un atteggiamento da apprendista stregone. Nel senso, cioè, compiere un atto tecnicamente possibile senza poter immaginare le conseguenze. E che è molto rischioso. E la prima conseguenza è che appunto si altera la variabilità, quindi la biodiversità, ad esempio, umana. Ancora Darwin ci insegnerebbe che l'evoluzione di una specie procede attraverso le differenze genetiche dei membri di quella medesima specie, no? E che quindi la selezione passa attraverso questi meccanismi. Noi andiamo a toccarli, quindi creiamo un modo diverso da quello che si è sempre utilizzato e che rispetta la biodiversità e quindi la possibilità evolutiva della specie. Con quali conseguenze? Il caso è nuovo, non lo sappiamo. Su questo bisognerebbe effettivamente riflettere, non sulla storia dell'identità, perché persino i gemelli monozigoti, che sono geneticamente identici, sono normalmente perfettamente diversi nei gusti, nelle abitudini, in quello che fanno, quello che gli piace, quello che non gli piace, per come la pensano e come non la pensano, no? Quindi si vede subito questo rischio di sovrapposizione identitaria, è molto, molto vago, no? È anche un po' pretestuoso. Ora, tornando all'informazione però, il problema è che senza un dibattito pubblico informato è difficile costruire una cultura etica, formulare scelte etiche condivise, perché in fondo non si sa di cosa si sta parlando. E d'altronde l'avete visto anche voi, quante volte, no? C'è una novità, qualcuno ha scoperto qualcosa, hanno fatto la pecorella Dolly, ecco, clonazione. No? Allora, la pagina del giornale è 5 colonne di Monsignor qualcuno che ci spiega perché è una cosa pessima. Una colonnina di solito di opposta tendenza, che dice che però in fondo bisogna pensarci su, può essere anche interessante, insomma, anche più cauto, no? Bene, la notizia è messa in un francobollo al centro della pagina, 5 righe, scritte in piccolo. Allora, chi legge cosa ha capito? Ha capito che è successo qualcosa, non sa che cosa, no? O comunque non è in grado di valutarlo da solo, e che c'è una discussione etica tra i soliti A e i soliti B. Ma questo lo sapeva già. E quello che soprattutto non è riuscito ad avere è una sua opinione. Perché non sa di cosa sta parlando. Allora, questo dico e ne rimprovero fortemente l'informazione scientifica e in genere le comunicazioni di massa, che non dedicano attenzione sufficiente a questi aspetti o che addirittura fanno un polverone fuorviante. Perché soltanto il dibattito pubblico può consentire il raggiungimento di un sereno equilibrio tra posizioni diverse, in nome anche di una possibile tolleranza reciproca, perché chiarite le ragioni degli uni e degli altri rispetto a un problema ben noto, noi possiamo anche accettare le posizioni degli altri, cioè allontanare da noi il pregiudizio. Cosa estremamente importante nell'etica. L'etica non può essere fondata su pregiudizi, ma su giudizi, su ragionamenti. Perché altrimenti il rischio è di continuare a perpetuare schemi inadatti alla realtà, che prendono la realtà e la cucciono in una specie di letto di Procuste, no? Che se è troppo lunga gli si tagliano i piedi, se è troppo corto lo si stira finché diventa lungo quanto il letto. Non è che così che deve funzionare la faccenda, evidentemente. Allora, la prima regola etica
no? È la regola della tolleranza. È anche la regola della buona fede nelle valutazioni dei casi. Quindi rifiuto del pregiudizio, apertura alla più ampia discussione, perché noi non sappiamo se abbiamo ragione finché non ci siamo confrontati con qualcun altro. Poi se tutti ci danno ragione, forse ce l'abbiamo davvero, no? O almeno la nostra posizione passa come ragionevole, ma altrimenti dobbiamo fare dei confronti. Questo è banale, no? Voi, come vedete, sto dicendo delle perfette banalità, niente di particolarmente profondo, ma tutti elementi poco considerati, anche se dovrebbero essere, come dire, spontaneamente considerati, senza essere spinti a farlo. Ecco, vorrei dire, dovrebbero essere spontanei, no? Ora il tempo scorre e io vorrei proporvi, se voi siete d'accordo, e ma il tempo veramente sta scorrendo ampiamente, quindi mi limito a pochi minuti ancora, poi parliamo tra di noi, sul concetto di virtù. La virtù si suppone, ha tanti significati, no? Ma pensiamo alla virtù come qualità o scelta positiva, no? di un essere umano. E penso semplicemente alla virtù definita come definita dal dizionario, no? Senza andare troppo lontano, cioè come una disposizione d'animo che spinge un uomo a tenere e a praticare il bene. Il bene, perché la virtù è legata al bene, no? Prescindendo dai ricompensi o castighi, perché sennò è facile essere virtuoso se uno è costretto o se gli danno un bel premio se lo è, no? Questo si fa con i bambini per insegnargli a essere virtuosi, per insegnargli la pratica della virtù, ma non si può fermarsi lì, evidentemente, no? E questo naturalmente deve esercitarsi sia in privato sia in pubblico. Questo è la virtù. Allora, io ho provato a meditare, cioè a pensare da laico non credente, alle virtù teologali, no? Fede, speranza e carità. Ci sono le virtù teologali, cioè quelle che non sono quelle naturali o cardinali, no? Che passano attraverso, che portano alla salvezza dell'anima attraverso il Signore, per questo teologali. Le altre, quelle cardinali, sono virtù umane che si capisce che possono essere praticate dagli uomini al di là del fatto che credano o non credano. Essere giusti è una virtù che chiunque può praticare, non è che uno è giusto perché è credente, è giusto perché è giusto, no? Se è prudente perché è prudente, la fortezza, eccetera, anche quello, se lo è, lo è, e se non lo è, cerca di esserlo. No? E lo stesso la temperanza, che poi non si sa neanche se sia una virtù in certe occasioni, ma comunque diciamo che sì. Ora si intende che anche le virtù teologali nascono da una disposizione dell'animo, che poi deve essere filtrata o non filtrata, nascono da una disposizione dell'animo e si proiettano verso l'esterno. Allora io mi sono detto, ma un non credente può avere fede? E intendere la fede come virtù? Qui leggo la definizione del dizionario che dà due definizioni. Una è il complesso delle proprie ferme credenze in qualche cosa. La fede nella giustizia, la fede nella bontà, la fede, non so. L'altra definizione è credenza ferma fondata sull'autorità altrui e non su prove, cioè credere per fede
e non per ragionamento. Allora, è chiaro che se Dio c'è, è la seconda definizione più pertinente, perché a quel punto ha senso soltanto aver fede in quello che il Signore ci ha rivelato, e questo ci arriviamo subito. Però, se noi poniamo in dubbio che Dio ci sia, o non ci crediamo, cioè nella nostra fede non rientra la fede nel Signore, possiamo ugualmente avere fede? Certo che sì, perché la fede riguarda i nostri convincimenti. Il discorso che facevo prima, essere relativisti non significa non aver fede nei propri convincimenti. Io sono assolutamente convinto dei miei, delle mie opinioni. La differenza rispetto all'altro atteggiamento è che sono disposto a rivedere le mie opinioni, perché siccome non procedono da fuori di me, ma procedono da me, le posso sempre mettere in discussione. Se procedessero da fuori di me, non potrei. Dipende da fuori di me, ovviamente. Quindi, in realtà, il non credente crede nelle sue idee. Le crede, effettivamente. Solo che, essendo il frutto di un percorso, questa fede è frutto di un percorso e non è piovuta dall'alto o tramandata da insegnamenti più o meno tradizionali, più o meno abituali, ovviamente nasce da un atteggiamento critico ed è continuamente rimessa in discussione dallo stesso atteggiamento critico. Non si crede una volta per tutte. Ma è una virtù che può essere anche, scusate il gioco di parole, ateologale, no? E che si legge ugualmente bene. Ed è uguale nei comportamenti, ottiene gli stessi risultati. E sono i risultati che ottiene la seconda virtù, cioè la speranza, che non è la fiducia in Dio, della grazia in questo mondo e della redenzione per l'aldilà, come sarebbe nell'orientamento teologale, ma è la speranza di realizzare ciò che noi crediamo di buono, cioè la fonte del nostro impegno per attuare i nostri convincimenti. Cioè si lega direttamente alla fede, questa fede laica, no? Nel senso che se noi crediamo che i nostri convincimenti siano buoni, dobbiamo esercitare la nostra virtù per realizzare ciò che noi crediamo di bene. E siamo in questa azione sorretti dalla speranza di riuscirci. Dunque possiamo esercitare anche la virtù teologale della speranza altrettanto bene, anche se non crediamo. E lo stesso avviene per la virtù della carità, che può essere amar Dio nel prossimo, secondo la definizione teologale, oppure quella che è l'amore per il prossimo, l'aiutare il prossimo indipendentemente dai suoi meriti. Questa è la carità, dalle sue qualità, senza esservi obbligati, così dice il dizionario, se no che virtù è, e senza averne in cambio un vantaggio, se no che virtù è, che grazia è carità pelosa, come si diceva una volta, no? Nel linguaggio popolare. Ora, che la virtù non richieda obbligazioni, cioè debba rifuggire da obbligazioni e da remunerazioni, non aggiunge niente al concetto stesso di virtù, perché vale per tutte le virtù possibili, no? Che altrimenti non sono virtuose. Ma la cosa veramente importante è le parole indipendentemente dai suoi meriti o dalle sue qualità. Per questo ci porta ad allargare la sfera morale ai limiti estremi, perché tutto si tratta di capire cosa intendiamo per meriti o qualità. Dobbiamo cioè amare il nostro prossimo anche se è cattivo,
anche se è un immigrato, anche se sbarca a Lampedusa, come qualcuno giustamente ci ha appena insegnato, che ci ha appena ricordato, che lo sapevamo già, ma era il caso che qualcuno lo ricordasse, no, autorevolmente, e a prescindere dalle sue qualità, cioè si estende a tutti i soggetti che in qualche modo possono ricevere vantaggio dal fatto di essere amati e aiutati, dal fatto che nei loro confronti si eserciti la carità. Gli animali, per esempio, fanno parte di questa cerchia, perché la distinzione tra un uomo, tra un appartenente alla specie umana e l'appartenente a una specie animale è solo una qualità, non è altro che questo. E allora noi possiamo prescindere dalle qualità e siamo, tanto più siamo virtuosi, quanto più, e quindi eticamente corretti, per questo qua il discorso che ci sta sotto, quanto più allarghiamo la sfera dei nostri pazienti morali e quanto più allarghiamo, eliminiamo distinzioni di merito o demerito, perché alla fine i respingimenti derivavano dal fatto che costoro non meritavano di sbarcare. Che merito avevano perché che dovesse essere loro riconosciuto per avere titolo di introdursi in questo paese? Nessuno. Proprio senza merito. Ma la persona autenticamente caritatevole non si pone il problema del merito. Li ama e li aiuta comunque. Per questo è un problema che non importa. Così come non importa le sue qualità. Se ha la pelliccia o se ha la pelle liscia, senza peli, questo non interessa, no? Non è rilevante per l'esercizio della carità verso il prossimo. Allora, a me pare che in realtà ci sia in questo anche una possibile convergenza tra opinioni anche diverse, perché noi scopriamo che se usciamo dai paradigmi antiquati, abbandoniamo le soluzioni che questi paradigmi ci impongono o ci suggeriscono e intendiamo ragionare in termini virtuosi, ma guarda che in fondo possiamo andare anche d'accordo. Se io, non è un discorso irriverente, si badi, se io amo Dio attraverso il mio gatto, non è diverso da dire che io amo il mio gatto, nell'atteggiamento nei confronti del gatto, no? Quindi, per un verso o per un altro, diversamente motivati, possiamo esercitare la medesima virtù nei confronti dei medesimi soggetti, che vuol dire che c'è una possibilità di convergenza etica, nonostante le apparenze. E questo lo dice un soggetto francamente anticlericale, non è questo il punto. Ma siccome io non voglio procedere per pregiudizi, precisamente, se io ho salutato con favore alcuni orientamenti del nuovo Papa, aspetto poi a vedere su altri argomenti, perché non lo so, che sono un po' più pruriginosi, no? Ma comunque vedremo. Con pazienza, con serenità, aspettiamo che cosa ci dirà. Ma su alcuni punti ha detto delle cose con le quali mi riconosco. In nome della virtù teologale della carità, per lui è teologale, per me no. Ma alla fine abbiamo fatto la medesima scelta morale. Quindi possiamo tollerarci e convivere. Su altre cose potremmo non essere in grado di farlo, perché può essere che su altre cose sia proprio quello che è successo, e che io spero cambi con questo nuovo magistero, no? Che è successo di totale mancanza di carità. Diventa difficile dire a una persona che soffre orrendamente, che è in procinto di morire, che sa che sta morendo, che ha un distress psicologico insostenibile, dirgli aspetta e soffri fino in fondo.
A me sembra mancanza di carità, puramente semplicemente. Un cattivo esercizio della virtù, no? Se gli atteggiamenti cambiano, e ciò che conterà di più sarà il rispetto, l'amore nei confronti del nostro prossimo, ho finito di avere tutta una serie di posizioni. Aspetto di vedere, naturalmente, perché dopo così molti secoli in cui le cose non sono andate in un certo modo, aspetto a vedere se c'è un effettivo cambio di indirizzo, no? Quindi bisogna essere prudenti. Però anche qui, esercitando la virtù della fede e della speranza, chissà mai. Tutto qui, ti ringrazio.